Oggi vi voglio raccontare come funzionava il servizio di leva. Ormai non c'è più, tanti di voi non lo hanno fatto, tanti altri più grandi l'hanno fatto, ma era un evento molto particolare nella vita di un ragazzo, nella vita di un adolescente che magari compiva 18 anni, finalmente dice ah oh, me ne posso andare di casa, me posso divertirmi, voglio fare come mi pare, e invece no, si trovava la famosa cartolina. Sta cartolina ti diceva che dovevi andare a far militare. Ti dovevi fare un anno, se ti andava bene, di servizio di leva. Te facevano militare, te facevano marinaio, te facevano aviere, oppure potevi fare anche domande per fare pompiere, carabiniere, finanziere, dipende quante persone conoscevi. E automaticamente tu passavi quest'anno della tua vita sotto la tutela dello Stato perciò vi racconterò un attimino come funzionava il servizio militare che cosa ti poteva succedere durante il servizio militare questo perché vi ho raccontato degli episodi ma non vi ho mai spiegato tecnicamente come era strutturato perciò se vi interessa sapere come funzionava il servizio di leva, il servizio militare rimanete altrimenti cari amici andatevi ad arruolare nella legione straniera e fate spelacchia le spelacchiale chiappe a suon di schiaffi Anticipato. Quando facevi 18 anni, se non c'avevi un valido motivo, in linea di massima dovevi partire a fare il militare. Troppo magro, rivedibile. Ehi, tu hai bisogno di bistecche? Troppo grasso, rivedibile. Le bistecche tue passano a lui. Hai finito di fare le pulizie? E stai giù gli attendi. Non sei stato andavi, perché te facevano prima fai tre giorni, no? i tre giorni era una cosa terribile, si faceva prima dei 18 anni solitamente tre giorni, ti chiamavano, te te dovevi presentare distretto de zona, che poi era sempre uno a Roma, e lì ti mettevi in fila con altri 1500 ragazzetti e te tastavano le palle, ti guardavano le chiappe, vedevano se stavi in forma una visita così alla bene e meglio, che ha orecchie che funzionano, così bravo, va avanti lei che c'è, no io ho un problema, mi manca un'articolazione, prego, arruolato praticamente c'era una tolleranza altissima, pure che arrivavi là che eri mezzo cencio passavi uguale io ho visto gente, sembravano goblins, tutti storti, camminavano così, sembravano ellissi dentro un par di mutande sembrava un elettrone che scoppiettava davanti a un protone una roba inspiegabile, eppure passavano tutti, cioè... Chi veniva scartata ai tre giorni era proprio un caso estremo o era un estremo raccomandato perché i più fortunati che conoscevano ai tre giorni facevano rivedibile, non idoneo, non arruolabile. cioè, c'erano cioè, quelli che arrivavano lì. Sembravano Apollo Grid dopo allenamento, prego. Ah, no, lei lei. Insufficienza toracica. Se poi andate a vedere tutti quelli che hanno insufficienza toracica, erano tutti raccomandati. Chi non era raccomandato, arruolato. Cosa succede nello step successivo? Ti convocavano per andare a fare il militare. Non immediatamente subito. Ci voleva un po' di tempo. Dipende pure dalle scuse che tu trovavi. Per esempio, andavi ancora a scuola, potevi fare invio perché stavi ancora a scuola, perché andavi all'università per motivi di lavoro, per motivi di famiglia. C'erano tante possibilità di fare ancora il rinvio, ma il rinvio prima o poi ti arrivava, si poteva fare il rinvio per tot tempo, poi o finivi l'università o partivi a far militare. Era peggio perché un conto era Annaccia a 18-19 anni, conta Annaccia a 25-26, che eri già grande, che avevi già studiato una vita e ti ritrovavi magari in frascadaro, scureggiore, che ti diceva ehi tu fai come dico io. Ma come io sono laureato e eh, chi se ne frega Boom! E te piavano. Una volta che eri stato chiamato, in base al corpo, in base a dove dovevi andare, ti facevano fare il CAR, centro addestramento reclute. Cioè, tu sei un civile che deve diventare militare. Si danno 20-21 giorni, 22 prima di giurare come militare. E che si faceva? Niente, si cercava il modo per saltare il militare. Era il momento migliore quello, c'erano di tutte e di più. C'erano leggende metropolitane sul fatto che, se eri omosessuale, non facevi il militare. Se eri matto, non facevi il militare. Se eri sordo all'orecchio, non facevi il militare. Se non respiravi bene, non facevi il militare. C'era gente che si portava delle cartelle mediche del nonno, spacciandole per le proprie. Guardi, vedi che mi manca un polmone. Si chiamavano come il nonno. Eh, ma che senato è il 1915. No, hanno sbagliato la data. Ma no, ma questo non sei dei, cioè, gente che iniziava a portare dei certificati del medico curante. Vedi, il mio medico curante dice non posso fare lavori faticosi, allora dì al medico curante tu che viene a una mano quando ci sta da spostare i scatoloni. Praticamente, questi erano tipo dei muri, erano penetrabili. Guardi, ma io non sento l'orecchio, che? Non sento, e eh? punta, a un pizzone e te faceva sentire. Uh. Miracolo! E tu passavi sti 20 giorni, 21 giorni a dormire dentro la caserma. La cosa bella è che in base a dove stavi, per esempio, a me mi hanno mandato alla Spezia perché stavo in marina. Non ero obbligato a rimanere dentro fin tanto che ero civile, ma poi tu andavi a dormire fuori. Poi ti facevano le ripercussioni. Perché vai a dormire fuori? È perché non voglio stare dentro, la camerata puzza, c'è sta gennarino che c'ha i piedi che gli puzzano. E beh, ti devi abituare, ti devi fare un anno così. Porco cane ho fatto! Un anno così con sta puzza dei piedi! Sarà pure peggio, scureggeranno pure. Praticamente era già il primo biglietto d'ingresso per sapere che cosa ti aspettava. Perciò tu cercavi in tutti i modi, oddio, fammi inventare qualcosa. Pronto ma, pronto qua, chiamavi tutti i parenti che avevano meno da influenza. A un certo punto ti venivano in mente tutte le, le peggiori cose. Ah, oh, ti ricordi che lo zio cardinale? Sì, diete chiamare il cappellano della chiesa che è quello in tenente dei vascelli che potrebbe darci una mano e cercavi dei far chiamare gente, quello che ti raccomandava, quello che ti faceva avvicinare perché poi non era detto che ti mandavano vicino casa anzi, pare che ce a mandarti il più lontano possibile a casa te di dove sei? Ah io sono siciliano allora mi vai in Trentino ma scusi c'è cioè quello del Trentino che ti mandano in Sicilia a noi ci piace così, è più adatta. Poi si divertivano, no? Ehi, tu che sai fare? E niente, ho 18 anni. E beh, che vuoi fare? Sbattilo in cucina a pulire i pentoloni. Boom! E ti davano questo ruolo, che per tutto l'anno devi pulire i pentoloni. Ma la cosa più grave erano le guardie. Senti, questo è buono Mettilo a fare niente, mettila a fare le guardie. Cioè. Di solito, se ti andava bene, dovevi guardare un muro, eh, mettilo di guardia, e eh, non ti muovere, eh. Ma i peggiori, quelli che andava peggio in marina, erano quelli che facevano le guardie al milite ignoto e ai vari monumenti, tanti al Quirinale. Madonna, quelli era una roba terribile, Dono stare lì impalati, non se potevano muovere, tutti incazzati. Ti sei mosso, mo, cacchi tuoi. Si chiamavano oranze capitoline, una cosa ergente, sembrava una, una cosa funebre praticamente e questi sicuracci sempre con le barbe fatte, sempre tutti con queste cose, tutti tirati, non stanno lì impietriti, caldo, freddo, non cambiava niente. Pure perché al militare, dal momento in cui diventavi militare, te dovevi sticcare la divisa, cioè la divisa invernale, la divisa estiva e quella di mezza stagione. Non è che te scegli i tessuti, erano pannoni duri, io avevo la roba da marina, no? Fortunatamente era un po' meglio forse dell'esercito, ma faceva schifo. Robbe dure, puzzolenti. Poi per la valle dovevi and dove andare tintorie specializzate che c'era il rischio che se ti ha rovinato non te ne davano un'altra, eh! Ma tu l'hai rovinata, non te ne dà un'altra! E ciò cioè ti ritrovavi praticamente con tutta sta roba. Che non sapevi come lavarla, non sapevi come metterla, te facevi l'orticaria e puzzava di cipolla. Qualunque cosa tu facevi, uscivi vestito da marinaio. Ma la cosa che faceva ridere è che quando poi uscivi, da ca uscivi dalla caserma vanno a casa, o vanno a licenza, o vanno sempre vestito da marinaio, dovevi sta? Sai quante volte io ho preso il treno. Senta, marinai, ha sbagliato. con La nave è più avanti. Dopo, tu dicono 3, 4, 5. volte oh, non rompe i coglioni. Eh, beh, ma come si permette? Lei rappresenta questa divisa. Ho capito, ma stai a rompi i coglioni, che faccio. Il bello è che durante il servizio militare c'era a che fare con gente che di media c'era la quinta elementare, quelli che. Appena finita la quinta elementare si sono arruolati perché non c'erano niente di meglio da fare e ci credevano ormai: erano di carriera loro perché ai tempi si passava di grado in automatico, adesso per fortuna non più. Eravamo uno scandalo noi in Italia: era l'unico posto dove se entravi come soldato semplice a maresciallo, bene o male ci arrivavi. Oggi col cacchio, ma c'era pure chi passava ufficiale, ufficiale complemento, se poi ci aveva avuto a botta di culo d'entrare come ufficiale complemento arrivavi pure a colonnello perciò in Italia la meritocrazia non c'era era un po' tutto automatico e ti trovavi sti capi che non capivi che capi erano ti vedi il maresciallo con la panza uè, che stai facendo? e niente, sta... uè, fai una bella cosa fammi a prendere una bella forma di parmigiano spaccami un pezzo e portamelo che ho fame e mangiavano sempre, mangiavano sempre poi la cosa bella era la mensa perché ti davano tutto, ti davano i vestiti, ti davano le mutande, ti davano praticamente da mangiare, ti davano da dormire, ti davano pure da lavare ma che cosa ti dava? Partiamo dal cibo, ragazzi. raramente ho mangiato in una mensa accettabile e ne ho girati dei posti, sono stato in base nato, sono stato al ministero della marina sono stato alla Spezia, sono stato comunque a Taranto, comunque ne ho viste di basi, si mangiava sempre da schifo era tutto cucinato male, la materia prima faceva schifo, poi la mensa della truppa, perciò non quella degli ufficiali era la peggiore in assoluto, colori improbabili di carne improbabili, ma che è questa carne d'alieno? No è peggio peggio da carne italiano, sì questa è carne di ornitorinco sardo e che vuol dire? niente, non esiste, l'hanno creata loro in laboratorio hanno innestato il DNA di un sardo con il DNA di un ornitorinco è venuto fuori sto mostro e l'hanno ucciso e ve vanno a mangiare la carne da bere, da bere di... l'acqua, faceva schifo pure l'acqua bevi un bicchiere d'acqua, ti senti male, ti una cacarella ma c'erano dei giorni in cui dovevano usare dei fondi e usavano delle aranciate, ma non era un'aranciata normale, era l'acqua di prima con la bustina di sciolta dentro, manco te la giravano, davano che ancora c'era sotto tutta la bustina, sopra ancora l'acqua, tu facevi così, un po' la mischiavi, era peggio, era meglio cercare di bere l'acqua sopra e la parte sotto cercavi di evitarla perché una volta mangiata quella ti cagavi praticamente addosso cioè secondo me era una purga ultrapotente che testavano poi c'era la leggenda metropolitana che mettevano il bromuro perché mettevano il bromuro? perché sennò te te ingrifavi, no? tu immagini una camerata di 50-100 persone perché si dormiva su letti al castello in camerate da 50 persone in alcuni casi con i materassi del 1961 se t'annava bene che i buchi, i mostri dentro, sigarette infilate, sopra i materassi c'era scritto tutto, qua ci sono morto, qua ci ho sborato, quante pippe mi sono fatto qua sopra. I letti al castello non vi dico. Pezzi di ferro arrugginiti che se durante la notte vi sbagliavate, morivate. All'inizio vi facevo una superpuntura che prevedeva tutto, Te poteva dire qualunque malattia con quella superpuntura che stavi male tre giorni, perché deveniva un bozzo così. Dopo qualunque cosa succedeva, tu hai riparato. Oh, mi sono sgarato con l'ettera, tutta ruggito. Tranquillo, hai fatto la superpuntura. Oh, Arcez, è uscito un sorcio, mi ha mozzicato le chiappe. Tranquillo, muore lui. I cessi. Se andava bene, c'era la turca. Perché vi dico andava bene? Perché la turca, bene o male qualunque errore tu facevi, era gestibile. Il problema è che la turca sotto era collegata direttamente con la fogna, non c'era niente. Puzzavano che le fogne a confronto facevano ride. Cioè, dici, senti, ma l'altro giorno sono andato a fogna, la turca puzza di più, perché c'avevi i residui sopra la turca più la puzza della fogna sotto messi insieme, che se sommavano e puzzava ancora di più. Quando c'era il cesso, cioè la tazza del cesso, regà, non sapete com'era ridotto. Voi immaginate, ci saranno state 500 persone, 600 persone che usavano gli stessi bagni, gli stessi 5-6 bagni. Ma la cosa più grave è che in alcuni casi ti capitavano le porte, quelle stile western, cioè c'era la turca rialzata, porta stile western, e sotto si vedeva tutto e sopra si vedeva tutto, cioè chiunque si affacciava ti vedeva o che cagavi o che pisciavi. Allora che si faceva? Si metteva l'asciugamanetto fuori, cioè si metteva una cosa per far vedere che era occupato, Arriva sempre qualcuno che ti apriva la porta. Avevo oh, io sto a cagare, c'erano quelli che io invidiavo da morire, che riuscivano a cagare in qualsiasi condizione. Li guardavano loro cac... tenevano la porta aperta, cagavano. Oh, allora hai visto che è successo? Ma stai a cagare. Beh, che problema c'è? E faccio no, vabbè, chiudi la porta. No, vabbè, volevo chiacchierare. Senti, allora oggi andiamo giù a un paese Pff che volevo vedere qua la cosa, pff, senti mi sa che devi andare in farmacia e comprate una purga perché gli ho detto sa a fa fare più scuregge che altro no no non ti preoccupare, poi sto culo dei fori, cioè era veramente la fiera delle chiappe scoperte secondo me questi non davano il brumuro, davano la purga perché questi cagavano a tutte le ore, io mi ricordo c'era cioè, gente che arrivava cagava, si dava una pulita così con un pezzettino di carta e ripartiva ma io dico ma come fate? Ma volete pulire il culo? Ma volete la sciacquata? E poi c'erano invece i maniaci dell'igiene Ah io adesso caco ma dopo mi devo fare la doccia Beh lavate il culo No, no, mi devo fare tutta la doccia, ma pure i capelli a testa. E beh, certo, sono stato lì nel bagno, chissà che malattie ti puoi prendere. Ho fatto, ma come siamo fatti il siringone e ti pieni nessuna malattia. No, il siringone dura un po' e poi dopo ti piano tutte le malattie. Allora uno sa giocavo, oddio, mi sono preso una malattia durante il militare, magari mi riformano. Perché tu ci provai pure dopo a farti riformare. Non c'era verso Potevano amputarti una mano, ti facevano continuare a far militare. Ma guardi, sto senza una mano, eh, ti ricresce. Ma come mi ricresce Non mi ricresceva nessuno. A te ti ricresce, L avevo fatto. Il ma le docce. La cosa bella è che se tutte volevi fare le docce, se tannava bene erano quelle aperte, ma se tannava male erano quelle attaccate al lavandino, cioè c'erano dei lavandini con le docce che arrivavano e sparavano per terra perché si allagava praticamente tutto. Quando tutte facevi la doccia, non potevi andare a che i ciabatte, quei ciabatte dopo tre secondi, l'acqua era arrivata praticamente alle ginocchia. C'era gente che si portava gli anfibi da casa per farsi la doccia, probabilmente se lavavano mai i piedi. Poi immaginate, tutto docciato preciso, con l'anfibi, con l'acqua dentro, arrivavi in camerata, le levavi le scarpe, c'erano i rane che ti scureggiavano sopra. Che puzza, che schifo, Rivata a lavare i piedi, no, se mi lavavo i piedi lì è tutto allagato, perciò dovevi aspettare che tutto questo allagamento, che era ostruito, cioè sembrava fatto apposta, per far disperare la gente. Fatelo, non che ne so, un, co un coso dove va l'acqua dentro. No, non scorri acqua. No, devi andar lì tu con i tiracqua e buttarla dentro a un buchetto così piccolo che praticamente dopo tre secondi ha ratturato dei capelli e scureggete de dei militari. Ma Magna, ne ammagnavi male. Quando andavi a caccarella lo dimostravi perché c'erano delle robe terribili. Poi se te piava la cagarella, quella a spruzzo. E apri di cielo. Ma la cosa più grave è che tutte le gestioni delle cose erano sempre a carico del militare oggi che turno c'è? io sto in cucina mamma mia in cucina regà, vedevate tutto pentoloni da scrostà con co tracce di dinosauri che urlano oppure trovavi praticamente delle fettine panate da scongelà che cambiavano colore ogni tre minuti brodoni che puzzavano e te si impregnavano addosso te le avevi a tisa e te si attaccavano sulla pelle c'hai sta puzza del brodo, del de scorfano sordo Addosso, che non te la toglievi più praticamente, gente. Ha dovuto buttare i capelli, erano inservibili. Sono andai pure al barbiere. Che poi, se t'andava bene, ti lasciavano pure un po' dei capelli. Te tagliavano pure i capelli. Il militare era il classico posto. Se andavi con un po' dei capelli, te rasavano. Te inventa qualche storia, guardi, non me tagli i capelli perché ci ciossa... C'era una che portato un certificato alopecia, forfora, robe contaminanti. Se lei me taglia con la macchinetta, contagia tutti. Allora. Se qualcuno si spaventa un po', e vabbè, non lo taglia i capelli a questo, ma non via. E questo riuscì a tenersi i capelli. Peccato, che poi in cucina li buttavi perché con la prima fritta e ti bruciavi, ma se te capitava il turno dei cessi era finita la cosa che proprio ti poteva andare bene era col tiracqua dove togliere tutta la zozzeriata intorno ai cessi ma quando dovevi sbloccare i cessi, lì non c'erano i stura lavandini e cose con le mani dove lì con so quanto guanto di gomma, aspetta che si è senti proprio scroncio, 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 i sorci lì non ci volevano più sta erano già scappati dalla caserma. Erano cessi talmente vecchi che ci avevano cagato i soldati del 1900. Erano caserme marce. Sotto le mattonelle ci trovavi i peli di qualche commilitone del nonno di de quello che stava a far militare in quel momento. Ah, vedi, questo era un amico di mio nonno praticamente. La cosa che faceva più sorridere era il saluto, tutte queste cose qua. Ma se tu sbagliavi, se tu scappavi, se tu rientravi tardi c'erano le punizioni e addirittura c'erano gli arresti per esempio per chi faceva botte in caserma c'era l'arresto in che cosa consisteva l'arresto? ti mettevano in una stanza da solo perché non c'avevano le celle con uno poraccio che faceva il piantone fuori il piantone era uno che stava lì fermo se tu provavi a uscire ti faceva rientrare dentro che poi era sempre un collega tuo, eh, un altro commilitone disgraziato faceva ridere che era meglio l'arresto che la vita normale caserma. Ti dici, va bene, me ne sto lì in una stanza da solo, mi sento la radio, me leggo il giornale, mi guarda la televisione, c'avevi tutto, era una stanza normale, piuttosto che stamene qua in camerata con questi scuregioni, me conviene. E ogni tanto qualcuno si è faceva arrestare così a buffo, che ne so, vedere il maresciallo, ah, maresciallo, ammazza quanto sei brutto, che hai detto che sei brutto, guarda che ti faccio finire agli arresti e voglio vedere se ci riesci. Una settimana di punizione e lo metto in arresto e era contento. Ma faccio una settimana tanto, non posso via licenza. Perché l'altra cosa interessante è proprio le licenze. Se stavi lontano da casa. Eh, dove gli chiedi la licenza? 36, 48 ore, 3 giorni, 4 giorni, una settimana La più comune era la licenza il fine settimana Se sì, eri fortunatissimo il venerdì pomeriggio ti lasciavano andare via E potevi rientrare la domenica sera, tanto per rompere i coglioni no? Poi se sì, eri raccomandato c'hai cioè l'edero Che vabbè, ah, questo fallo rientra domani mattina tranquillo Però quando rientra la mattina si rientrava alle 6, alle 5 e mezza Dopo era tardi, alle 7 devi fare l'appello perché ti facevano l'appello? Non sapevi se stavi ti venivano sotto al cortile, e eh, tu sei a giovannini che segnavano. E ogni mattina, tu dovevi fare sto letto, dovevi fare cubo, e il cubo dovevi piegare materasso che puzzava dei piedi a mano con tutta sta copertaccia puzzolente piena di peli con sti lenzuoli che erano duri come delle lame cioè non mai sta lenzuola così dure diciamo un metro su lenzuola no la avvicinavo la che te tagli praticamente facendo s'appello la mattina eh, devi sta puntuale e quando poi dovevi andare in libera uscita così si chiamava quando tu potevi uscire vestito da militare dovevi fare un altro appello Ehi Giovannini eh, puoi andare poi ti controllavano fa ridere perché la mattina quando facevano l'appello te controllavano se la barba era fatta dipende chi c'era c'era chi non gliene fregava niente a la barba si bravo perché ti davano pure le lamette per farti la barba le chiamavano le famose spaccafaccia erano delle lamette monolama di una plastica terribile che appena le poggiavi sulla faccia ti usciva il sangue te la spaccavano ah allora, eh, crack! ti davano una schiuma da barba che era talmente inutile che facevi prima usarla per schiaffartela tra le chiappe e la mattina ti controllavano sta barba a seconda dei casi c'erano quelli più fiscali e quelli meno fiscali vabbè dai dai, la sei fatta sta barba ragione cioè tipo la barba come me la so fatta che non andava bene ti potevano fare pure pelo e contropelo arriva il maniaco, ehi chissà non va bene, su, giù, destra, sinistra, punito, cioè tu sai sbagliare la barba, questo è pure punito come ti punivano? Non ti facevano la libera uscita, e uno dice, beh la mattina l'ho svangata e il pomeriggio ti ricontrollavano, pure se c'hai la barba a posto, ma non te potevi rifare la barba c'era un ragazzo, Mulliri, era sardo mi ricordo, questo c'aveva purtroppo un problema la barba gli ricresceva in tempo reale. Se faceva la barba la mattina, a mezzogiorno già c'era la barba lunga. E ogni volta questo veniva punito. E non poteva mai uscire. Stavamo a Roma e lui voleva. Ah, voglio vedere la capitale! E faccio sì, Mulliri, ma eh, com'è la situazione? Ehi, mi hanno punito un'altra volta! Ma perché? Per la barba? Ma fatela! Me la son fatta stamattina, me la faccio più tardi possibile, ma mi ricresce! A Mulliri, trova un po' un momento a pranzo, rifatta la barba! Ci riprova a pranzo e gli ricresceva uguale! Alle 5 del pomeriggio questo già ha la barba lunga. E ho fatto, oh, fate riformare questa barba, perché non è normale che una barba te ricresce questi tempi. Ma poi fitta, fitta, nera. Oppure fate crescere la barba e fai il barbone, perché se te vuoi far crescere la barba, devi chiedere il permesso. Cioè tu devi andare dal tuo comandante. Guardi, vorrei fare la richiestina per la barba. Eh, per, per farmi crescere la barba. No, la barba solo gli ufficiali se la possono far crescere i tempi. poi tutti che ha barba, ma ai tempi, la barba era vietata. Dov'hai con la barba? E eh, La devi tenere curata, cioè loro per tenerla curata deve essere squadrata, perfetta. E quando potevi andare in libera uscita poi cercavi di fare qualcosa di divertente. Ma la cosa grave è che quando stavi in libera uscita in certe zone, per esempio mi capitò a Taranto, c'è stava la pattuglia della marina che girava che i manganelli, chi fuori dalla caserma si comportava male. Io ho detto, porca miseria, cioè, che vuol dire? E niente, che se te te metti a importunare una ragazza e passano questi con sta gippetta, vengono là e te manganellano. E cioè, te manganellano, gli hanno dato due manici di scopa dipinti di bianco, eh? non credete niente di che. La cosa bella era, vabbè, chi se ne frega, fino a che non te capitava quel turno. Quando te capitava quel turno lì, dipende chi c'era a capo di sta pattuglia, perché di solito erano due o tre militari leva e un maresciallo come sempre o un brigadiere comunque un sottufficiale che ti accompagnava alcuni gliene fregava niente altri erano un pallinati e eh, che stanno facendo quelli lì? stanno troppo tempo avanti la pizzeria scendevi e iniziavi a, a rompergli le scatole poi il bello è che tu gli rompevi e scatole lì, poi in caserma te menavano. Ah, questo è quello che ci ha rotto Ma non ero io, me l'ha detto il maresciallo. Ah eh sì, me l'ha detto il maresciallo. Se per esempio andavi al cinema, per esempio alla Spezia, mi ricordo se andavo al cinema, non dici che fa, non c'è niente alla Spezia. Andavi al cinema, c'erano tutti i militari al cinema. Praticamente una sala di 500 persone, 480 erano militari. 20 erano poveri cittadini disgraziati che hanno deciso di andare a vedere quel film. Mi ricordo che c'era tale Marallo, Marallo non usciva mai dalla caserma, veniva sempre punito, stile mulliri, ma non per la barba, perché era antipatico. basso, cornasone, gli occhiali, tutto mezzo storto, pareva un mix tra il conte dracula di Carletto e Filini. praticamente se li sommi insieme ottenevi Marallo. A un certo punto, mi ricordo, stavo dentro al cinema, Marallo sempre perennemente punito, non stava nel cinema, stava in caserma. Oh, durante il cinema si spengono le luci, si sente Marallo! Marallo, per piacere, fermati. Marallo, chiudi l'ombrello. Marallo, non mi toccare. Cioè, era partita sto meme di Marallo. Tutti che strillavano: Marallo non fa questo, Marallo non fa quell'altro. Fatto sta che c'è stato pure il maresciallo al cinema il quale si era un po' scocciato e fa e basta Marallo, quando torniamo in caserma te la faccio vedere che oh, il giorno dopo l'hanno ripunito perché al cinema avevano fatto il nome suo il maresciallo si è ricordato, ah Marallo hai fatto il cretino al cinema maresciallo ma io stavo in caserma Marallo che hai fatto pure la fuga per andare al cinema no ma maresciallo non mi sono mosso, punito una settimana un'altra una volta dentro e quando stavi dentro l'unica cosa che potevi fare è andare allo spaccio lo spaccio era un baretto solitamente, brutto, tenuto male, con quattro cazzate dentro. Che tra una Coca-Cola, una mezza birretta puzzolente e calda, perché c'erano anche il frigo spesso, due noccioline, quattro cose. si t'andava bene c'era il ping pong, che poi non era manco un vero ping pong, erano due tavoli attaccati con una rete messa a mezzo. E i confini disegnati e i racchetti non c'erano mai la gomma, era rimasto solo il legno. E tu quando colpivi questa palla, che era tutta ammaccata, veramente ti andava sempre a sbattere. Pareva la palla matta, pim pum pam dentro un occhio, gente che aveva perso la vista a giocare a ping pong. Il bello è che in caserma era vietato fumare. Raga, fumavano dappertutto. Poi, la cosa grave è che per esempio io non fumavo, no? E mi dà pure fastidio il fumo. Andavi in aree, sai, chiamiamole di attesa, sai, quei corridoietti, quei parti tutti in boschi. Perché in caserma la prima cosa che dovevi fare era imboscarti. Perché sennò no ti facevano fare lavori ingrati, inutili. Cioè, non sapevano che cacchio fate fare, Cioè, 500, 600 persone. Una caserma, che gli fai fare? Un po' li fai marciare, poi si rompono le palle. E marciare, raga rintronavate entra la testa con quei scarpette pim pum sbattete sui piedi pim pum pam poi finita la marcia ti dovevano trovare un compito allora se ti andava bene o oh, strappa sterbacce se ti andava male va pulicessi. i cessi cioè cercavano di infilarti dappertutto ti imboscavi ti nascondevi e lì fumavano che potevi fare fumavi il problema è che se tu pure te volevi imboscare puzzavi di fumo quando dovevano punire la gente perché aveva fumato ti punivano pure a te perché puzzavi di fumo ma marescia io non fumo ah puzzi di fumo ho capito se uno mi scureggia addosso mica ho scureggiato io eh vabbè cioè, stavi sempre lì in mezzo ho capito che devo fare dove mi metto vi siete imboscati perché poi quelli imboscati venivano puniti cosa imparavi per diventare militare a fare la guerra sì a guerra contro le malattie sicuramente imparavi a fare perché la prima cosa che lì te imparavi era non prendere le malattie a guerra contro la zozzeria imparavi l'arte del fancazzismo cioè imboscarsi nascondersi Evitare di fare le cose, perché non erano mai cose produttive. Una volta sola si andava sparato. A noi in Marina ci fecero sparare col mab. Io mi ricordo tutto contento. Oh! Spara poco, che ci sono pochi colpi. PiPUPA! Sono nati da tutte le parti sti colpi, non hai preso niente. Basta, hai finito! Sei abile a sparare. Vo se domani c'è una guerra, tu con questo puoi sparare. Ma guarda, i colpi sono nati così, eh, perché è storta la canna! Beh, che voleva? Pure la canna dritta? Chi voleva ammazzare? A me. Mi volevi ammazzare, disgraziato, no? Quando davano le armi, per esempio, a quelli che facevano le guardie, non c'erano mai colpi. Te davano sti ferri vecchi, che non sparavano, manco se ci mettevi tutti i proiettili, li figurate senza. E dici, scusi marescia, ma se viene qualcuno che vuole entrare, gli fai vedere l'arma, gli dici anda via. Ho oh, capito, ma poi c'ho i colpi, quello mi spara. Ma che ti spara? Ma chi vuole entrare in caserma? Qui fanno la gara per scappare e tu pensi che qualcuno voglia entrare. Perché poi, la cosa che succedeva spesso... Che la sera ti rompevi le palle, la gente faceva finta di andare a dormire, scappava e usciva. Era una epopea praticamente, cioè scavarcavi questi muretti alti 20 cm, poi te li trovavi, alcune basi stavano nei posti più impensati, Ba boom, non c'aveva la macchina, non uscivi niente, uscivi, ritrovavi niente nel nulla. oh, C'è un baretto là su, ho visto. No ma ste 20.000 lire al baretto, spendevi 20.000 lire al baretto, Riscavarcavi, rientravi in caserma e il marciallo faceva... Bravo scemo, se la buttare a 20.000 lire e morrischi pure che te. E morrischi pure te ti all'arresti. Poi te guardate, va a fattena a dormire. Sei proprio un cretino. Quello che riusciva a rimedia la donna, pure brutta, la ah, mostrava. Lo ve... Se faceva a piedi, arrivava una che era cessa a pedali. Sembrava Moby dick senza la testa e coa a doppia coda, praticamente. Arriva lì all'uscita, quella è la mia fidanzata. Complimenti. Ma che fai? La porti all'esposizione dei mostri o direttamente andate a girare qualche film horror con Dario Argento? Però rosicavano. Beh, meglio quella che niente. Perché poi dentro la caserma giravano i giornaletti zozzi e zozzi in tutti i sensi perché erano zozzi come contenuti ma anche zozzi come igiene perché erano robe retaggi di tempo quando poi li vietavano la gente che faceva si ritagliava le figure e se le attaccava dentro l'armadietto poi ci metteva sopra una, una carta per foderare perché io voglio tenerlo pulito poi levava questa carta e sotto tutte donne nude chiapponi, zinnoni di tutto e di più perciò il militare era veramente un evento che ti formava secondo me sia in negativo che in positivo perché l'abilità era proprio quella di che ne so, che famo, come si arrangiamo che succede non posso chiamare mamma, non posso chiamare papà non posso chiamare nessuno a prima stronzata se diventi antipatico a qualcuno so che a chiamare te ritrovi a doverti confrontare con mille problemi la guerra non la farai mai potevamo vincere una guerra, noi no se fanno il militare così direte no oggi non c'è più è un bene, è un male però se fosse una cosa strutturata bene io lo consiglierei a tanti ragazzi che in pochettino si svegliano. A me è servito, mi ha permesso pure di guadagnare qualche soldo e mi ha permesso di conoscere un sacco di persone che sono stato abbastanza fortunato da frequentare anche il ministero, da frequentare la base Nato, da avere qualche ruolo un po' più decoroso ma quello perché magari ero un po' più sveglio di alcuni commilitoni che invece non gliene fregava niente. Ho detto: Senti, solo mufa, fa, famo qualcosa di utile. Perché se no butti solo il tempo, stai dietro la guardiola a fumare. Detto questo, se vi interessano altri video su storie, eventi eccetera, scrivetelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando lasciate un like o un dislike, forse è meglio anche un dislike, e un commento che dice magari qualcosa contro di me. Vi saluto, ciao!